Allora, buongiorno a tutti. Oggi continuiamo a parlare di cubica di curvatura stazionaria e cubica dei punti centro. Dunque, in particolare nella lezione scorsa abbiamo definito l'equazione della cubica dei punti centro che vi vado a riscrivere. Allora, in forma polare abbiamo che 1 su H segnato è uguale a 1 su n segnato coseno di psi segnato più 1 diviso m segnato per il seno di psi segnato, dove abbiamo fatto le seguenti posizioni, cioè 1 su n segnato è uguale a 1 su delta, diametro della circonferenza dei flessi, meno 1 su n, che è uno degli invarianti geometrici definiti a suo tempo. E ancora abbiamo fatto questa posizione, 1 su m segnato è uguale a meno 1 su m, che è l'altro invariante geometrico che compare nell'equazione della cubica di curvatura stazionaria. Questa invece, ripeto, è la cubica dei punti centro, cioè il luogo dei centri di curvatura dei punti del piano mobile che presentano una curvatura stazionaria. Bene, sempre con riferimento alla cubica dei punti centro possiamo definire un asintoto, anche in questo caso, perché l'equazione è molto simile, abbiamo già spiegato il perché è molto simile a quella della cubica di curvatura stazionaria. Cioè, vale a dire, presenta un punto doppio, presenta un punto di infinito reale e passa per, nel caso del quadrilatero articolato, passa per i punti A0, B0, cioè per le due cerniere fisse. Ecco, vi ricordo velocemente che accade questo in relazione al principio dell'inversione cinematica. Quindi se io ho un quadrilatero articolato, abbiamo un link fisso che rappresenta il telaio, abbiamo un link mobile di moto rototraslatorio che sarebbe la biella AB. Ma noi possiamo considerare il moto inverso e quindi fissare la biella e quindi quello che era telaio diventa biella, quella che era biella diventa telaio. E quindi è ovvio che il ruolo delle due cubiche si inverte e quindi la cubica di curvatura stazionaria passa per i punti A e B, oltre che per P con 0. La cubica dei punti centro passa per A0, B0, oltre che per P con 0, dove anch'essa manifesta un punto doppio. Bene. Ritorniamo a parlare dell'asintoto. Allora, siccome H e H segnato e psi segnato sono le coordinate polari del centro di curvatura del punto che presenta una curvatura stazionaria, sempre nel riferimento canonico con origine al centro di istantanea rotazione, se noi vogliamo trovare l'asintoto, cioè il punto improprio della cubica dei punti centro, naturalmente dobbiamo far tendere H all'infinito, giusto? Perché vuol dire che questo punto è appunto all'infinito, d'accordo? Quindi nel momento in cui considero H che tende all'infinito, sto considerando quel particolare punto della cubica dei punti centro che ha questa coordinata all'infinito. Ma se questo termine va all'infinito, naturalmente il rapporto va a zero e quindi possiamo da qui derivare l'equazione dell'asintoto in maniera analoga a quanto abbiamo fatto proprio per la cubica di curvatura stazionaria, che è questa, cioè 1 su n segnato coseno di psi segnato più 1 su m segnato per il seno di psi segnato che è uguale a 0, ok? Proprio perché questo va all'infinito e quindi va a 0 naturalmente il rapporto.
Bene, questa può essere facilmente sviluppata, quindi scritta in maniera diversa, e quindi abbiamo m segnato seno di psi segnato più n segnato coseno di psi segnato che è uguale a zero. Naturalmente è l'equazione di una retta, e da questa possiamo facilmente ricavare l'espressione che ci dà il coefficiente angolare di questa retta, ok? Cioè dell'asintodo, cioè della tangente alla cubica punti centro nel punto improprio. Va bene? E quindi qui possiamo facilmente scrivere che se io divido per il coseno, seno su coseno, quindi ho la tangente di psi segnato, è uguale a meno n su m, ok? N segnato su m segnato. Quindi formalmente ottengo in effetti lo stesso risultato, ok? Però non vi dimenticate che n segnato ed m segnato non sono gli invarianti geometrici, ma sono legati ad essi mediante queste posizioni, va bene? Quindi questa è una prima espressione che ci consente di ricavare il coefficiente angolare, perché poi la tangente dell'angolo mi porta ad avere, diciamo, in qualche modo il coefficiente angolare della retta tangente. Questa equazione dell'asintodo può essere ulteriormente sviluppata proprio sulla falsa riga di quanto abbiamo fatto per la cubica di curvatura stazionaria, ed otteniamo questa espressione, allora m segnato per x in forma cartesiana più n segnato per y più m segnato quadro diviso m segnato quadro più n segnato quadro uguale a 0. Questa è l'espressione dell'asintodo in forma cartesiana, mentre questa è l'espressione dell'asintodo in forma polare. Va bene? Benissimo. Questa può essere ulteriormente sviluppata, e quindi abbiamo che y è uguale a meno m su n segnato x meno m segnato quadro diviso m segnato quadro più n segnato quadro, ok? E quindi l'abbiamo scritta in una maniera, insomma, che in qualche modo può essere più familiare: l'equazione di una retta dove questo è il coefficiente angolare, va bene? Questo sarebbe, in realtà, questo è l'inverso, perché questo fa riferimento all'angolo rispetto all'asse delle ordinate, invece il coefficiente angolare, no? Fa riferimento all'asse delle ascisse, per questo ho l'inverso, d'accordo? E questa qui è la Q, cioè l'intercetta dell'asintoto con l'asse delle ordinate. Quindi, come vedete, valgono sostanzialmente le stesse considerazioni fatte per la cubica di curvatura stazionaria, tant'è vero che l'abbiamo scritta, diciamo, in forma analoga, fermo restando che questi coefficienti sono legati agli invarianti geometrici da queste relazioni. Bene, a questo punto io ritorno su un esempio che abbiamo considerato, un esempio semplice che ci aiuta a capire le cose dal punto di vista applicativo, che abbiamo considerato a suo tempo relativamente alla cubica di curvatura stazionaria, cioè il caso del moto cicloidale, va bene? Cioè la ruota rotaia. Quindi vado qui a rappresentare la ruota, e nella condizione di puro rotolamento con la rotaia, diciamo, coincide questa con la polare mobile
è questa qui con la polare fissa, per cui il centro di un'istantanea rotazione naturalmente coincide con il punto di contatto. Quindi i profili coniugati coincidono con le traiettorie polari nelle condizioni di puro rotolamento, ok? Perché la velocità relativa in P con 0 è uguale a 0, e questo l'abbiamo detto più volte. Bene, sappiamo bene che la traiettoria del centro della ruota è naturalmente rettilinea, no? È naturalmente rettilinea. Bene, a questo proposito, se vi ricordate, noi abbiamo ricavato l'equazione della circonferenza dei flessi, va bene? L'equazione della circonferenza dei flessi, vi ricordo velocemente che noi abbiamo dalla forma di Euler Savary che meno 1 su delta è uguale a 1 su R lambda meno 1 su RL. In questo caso R lambda tende all'infinito perché è una retta, quindi R lambda tende all'infinito, questo termine va a 0 e delta uguale ad RL, ok? Poi dovendo essere tangente alle polari in P con 0 possiamo subito rappresentarla, ok? Quindi questa è la circonferenza dei flessi e infatti passa per il centro della ruota che ha una traiettoria rettilinea, quindi ovviamente è un punto che rispetta, diciamo, le condizioni di appartenenza a questo luogo geometrico che è il luogo dei flessi, ok? Oh. Dopodiché, a suo tempo, quando abbiamo parlato della cubica, abbiamo anche ricavato e rappresentato la cubica di curvatura stazionaria. La cubica di curvatura stazionaria ha un'equazione che è praticamente uguale a questa, a meno di questi coefficienti che sono proprio n ed m, giusto? Vi ricordate? Bene, e allora ci accorgiamo che abbiamo a che fare, lo abbiamo dimostrato a suo tempo, ci accorgiamo che la cubica degenera in una phi curve, cioè in uno zero spaccato. Quindi la curva algebrica di terzo grado può essere fattorizzata in modo tale da dare una retta ed una circonferenza. Quindi circonferenza di secondo grado, la retta di primo grado, quindi globalmente ovviamente abbiamo il terzo grado. Va bene? Ok, questa circonferenza presenta un diametro che abbiamo ricavato la volta scorsa, un diametro che è uguale a 3 mezzi di L, a 3 mezzi di, scusatemi, 3 mezzi di RL, quindi RL sarebbe il raggio della polare mobile, questo è il raggio una volta e mezza, quindi vuol dire che siamo qui. Quindi un ramo della cubica di curvatura stazionaria è rappresentato da questa circonferenza, va bene? Il cui diametro lo rappresentiamo qui ed è uguale a 3 mezzi, come dicevo, di RL, ma in effetti questo è uguale ad n, che a sua volta è uguale a 3 mezzi di RL, n l'invariante geometrico, ok? Cioè sarebbe questo. Quindi abbiamo 3 mezzi di RL e poi abbiamo questa retta, quindi l'insieme della retta e della circonferenza rappresentano la cubica del genere di curvatura stazionaria, va bene? Ecco, come vedete, diciamo, il centro della ruota appartiene anch'esso alla cubica di curvatura stazionaria perché ha una curvatura stazionaria, una curvatura nulla stazionaria perché la sua traiettoria è appunto una bene, questo l'abbiamo già visto a suo tempo, però era utile, diciamo, inquadrare il discorso in un contesto più completo, e puntiamo invece ora l'attenzione sulla cubica dei punti centro, perché queste sono le nuove informazioni che abbiamo ricavato da questo discorso. Allora, anche in questo caso la cubica dei punti centro
dei punti centro degenera, per quale motivo? Perché qui dobbiamo ricordarci che M, uno dei due invarianti geometrici, se vi ricordate, ha al denominatore la derivata del diametro della circonferenza dei flessi in funzione di dl, quindi ho d delta su dl al denominatore di m, ok? E quindi di conseguenza ogni qualvolta si ha una curvatura, si ha un moto in cui le curvature sono stazionarie e il diametro della circonferenza dei flessi rimane costante, infatti lo riscriviamo qui, quindi m è uguale a meno 3 delta su d delta dl, questa era la definizione dell'invariante geometrico m, ok? Nel caso del moto cicloidale la curvatura delle polari rimane costante, perché questa è una retta e quindi la sua curvatura è nulla costante, la curvatura è l'inverso del raggio di curvatura, e quest'altro ha un raggio che è costantemente uguale ad RL, va bene? Se queste due sono costanti, come vedete il diametro dipende dalla curvatura delle polari, quindi se sono costanti queste, naturalmente è costante pure il diametro della circonferenza dei flessi. La circonferenza dei flessi è questa verde, e naturalmente in qualsiasi altra configurazione durante il moto, questo delta, che è il diametro della circonferenza dei flessi, rimane costante. Perché è costante? Perché è costante la curvatura delle polari. Ma se quel termine lì è costante, vuol dire che questo denominatore, naturalmente, come derivata, delta in dl durante il moto, naturalmente è uguale a zero. Ma se questo va a zero, m naturalmente va all'infinito, ma se m va all'infinito 1 su m va a 0, ok? Quindi come conseguenza di questo discorso, quando delta è costante, ripeto, risulta tale quando è costante la curvatura delle polari, questo m tende all'infinito, anzi scriviamo direttamente come conseguenza, scriviamolo sotto perché mi serve spazio, quindi come conseguenza 1 su m è uguale a 0. Quindi 1 su m è uguale a 0, se questa fosse l'equazione della cubica, questo termine è uguale a 0 e quindi avrei che h è uguale a n coseno di φ, cioè la circonferenza che è questa che ho rappresentato in merito alla cubica. Sono andato un po' veloce perché questo l'abbiamo già visto, ma ragionando sulla cubica dei punti centro ci troviamo in una situazione simile, perché l'equazione è formalmente analoga a quella della cubica di curvatura stazionaria. Quindi che cosa succede? Che siccome delta, per lo stesso motivo, delta è costante, 1 su m è uguale a 0, ma 1 su m segnato è uguale a meno 1 su m. Ok? Quindi se questo è 0, sarà 0 pure quest'altro. E quindi come diventa l'equazione della cubica dei punti centro nel caso del moto cicloidale? Succede qualcosa di simile, cioè l'equazione diventa la seguente, quindi h segnato sarà uguale ad n segnato per il coseno di psi segnato. Questa è l'equazione che poi corrisponde all'equazione di una circonferenza. Quindi abbiamo dedotto cosa? Che anche la cubica dei punti centro degenera in una phi curve, cioè in una circonferenza e in una retta, in maniera analoga a quanto accade per la cubica di curvatura stazionaria. Va bene? L'equazione è questa. È naturale che è formalmente simile, anzi diciamo identica formalmente, a quella della cubica di curvatura stazionaria. Però chiaramente non è la stessa, perché questo coefficiente è diverso. Nel caso della cubica di curvatura stazionaria noi abbiamo che h è uguale ad n coseno di φ. Questa sarebbe l'equazione di questa circonferenza, quindi questa è il ramo 2 della cubica di curvatura stazionaria.
Insomma, morale della favola, noi dobbiamo semplicemente andare ad esplicitare, ad elaborare il termine n segnato per poter tracciare questo ramo della cubica dei punti centro che, ripeto, essere un'altra circonferenza. Allora, n segnato a che cosa è uguale? Dipende dalla posizione che noi abbiamo fatto qui, no? E quindi abbiamo n meno delta, quindi abbiamo elaboriamola in questo modo che arriviamo prima, quindi possiamo fare, scriviamo direttamente, allora 1 su n segnato è uguale a, scritto lì, quindi 1 su delta meno 1 su n, ma 1 su delta è dato da questa espressione, quindi qui abbiamo allora un r lambda rl diviso r lambda meno rl. No, scusatemi. No, ho già fatto l'inverso, pardon. Dobbiamo scrivere RL, quindi questo è R lambda meno RL diviso R lambda RL, perché qui ho ancora l'inverso. Insomma, morale della favola, ho fatto semplicemente di un multiplo di questo termine qua. Meno 1 su N, ma per posizione il N è uguale N, scriviamo qui, per posizione n è uguale a 3 r lambda rl diviso 2 r lambda meno rl, ok? Questi sono i due invarianti geometrici definiti a proposito della cubica di curvatura stazionale, ok? Quindi lì ho un meno 1 su n e quindi qui ho meno 2 r lambda meno rl diviso 3 r lambda rl, ok? Quindi qui andiamo avanti e abbiamo un 3 r lambda rl, 3 r lambda meno 3RL meno 2R lambda più RL. Va bene? Quindi ancora da qui deriviamo quanto segue, cioè abbiamo che 1 su n segnato, quindi 3r lambda meno 2r lambda è r lambda, meno 2rl diviso 3r lambda rl. Ok? Benissimo. E quindi da qui ancora dobbiamo fare semplicemente l'inverso, quindi abbiamo che n segnato è uguale a 3r lambda rl diviso r lambda meno 2rl. Questo in generale, ok? In generale noi otteniamo questo, quindi l'n segnato è legato ai raggi di curvatura delle polari mediante questa espressione, diciamo, più compatta che deriva da questa posizione che abbiamo fatto inizialmente. Va bene? Ora la dobbiamo specificare per
un particolare caso applicativo, cioè ruota rotaia del moto cicloidale, dove noi abbiamo che il raggio di curvatura della polare fissa, cioè l'R lambda, va all'infinito, giusto? Allora da qui, nel caso particolare del moto cicloidale, quindi moto cicloidale in cui R lambda tende all'infinito, che cosa otteniamo? Qui dovremmo fare un limite, ma se noi andiamo a dividere numeratore e denominatore per L lambda, abbiamo 3RL diviso 1 meno 2RL diviso R lambda, giusto? Conviene scriverla in questo modo, e quindi quando R lambda tende all'infinito, questo termine va a 0 e il risultato è 3RL. Quindi nel caso specifico del moto cicloidale abbiamo che questo n segnato, che è un coefficiente della cubica dei punti centro, cioè questo, è proprio uguale a 3 volte il raggio della polare mobile. Ok? Benissimo, e questo è un discorso. Rimane da vedere il discorso dell'angolo, ma questo lo facciamo con riferimento ad un punto particolare. Intanto andiamo a rappresentare questa circonferenza, quindi sarebbe H che è uguale a N per il coseno di psi segnato. Ricordiamoci che psi segnato però è psi più pi greco, ok? Quindi questa circonferenza sta sotto, non sta sopra. Va bene? Perché ad ogni angolo phi, psi, scusate, corrisponde un angolo psi più pi greco, quindi cade sotto, è ancora tangente alle polari in pi con 0 e il diametro è 3RL, va bene? Quindi se questo è RL, questo 2RL, 3RL, ok? E questo è il diametro. Andiamo a rappresentare quest'altra circonferenza. Eccola qua, come appena detto, questo diametro che rappresenta n segnato è uguale a 3RL. Bene, questo è un ramo della cubica dei punti centro che è degenerata in una figura. Ok? L'altro ramo è ancora una retta, questo può essere meglio visto nella rappresentazione cartesiana, così come abbiamo fatto per la cubica di curvatura stazionaria. L'altro ramo è dato da questa retta, che la rappresento qui a fianco a quella precedente, ovviamente le stesse sono sovrapposte. Quindi ho un primo ramo della cubica dei punti centro, chiamiamola C star primo, è dato da questa retta coincidente con la C primo, ed un secondo ramo che è dato da questa circonferenza che è C secondo star della cubica dei punti centro. Ok? Ora facciamo, diciamo, qualche considerazione così per verificare e familiarizzare con questo discorso. Andiamo per esempio a considerare questo punto, no? Che può essere un punto di interesse, lo indichiamo con M. Vedete, quel punto appartiene alla cubica di curvatura stazionaria, giusto? Ma non coincide con il centro O, che viceversa ha una traiettoria rettilinea. Quindi il punto M ha una traiettoria curvilinea però con curvatura stazionaria. Ok? Allora, domanda, qual è il centro di curvatura di M?
Siccome M appartiene alla cubica di curvatura stazionaria, il proprio centro di curvatura deve stare sulla cubica dei punti centro, giusto? Da quello che abbiamo detto fino ad ora. Allora andiamo a fare qualche calcoletto per verificare se effettivamente le cose quadrano. E possiamo fare in vario modo. Un modo è per esempio utilizzare la circonferenza dei flessi, perché la circonferenza dei flessi per il tramite della forma di Eulero-Savary contratta mi consente di rilevare il centro di curvatura di un qualsiasi punto del piano mobile, giusto? Quindi questa verde vi ricordo essere appunto la circonferenza dei flessi. Quindi cosa posso scrivere con riferimento al punto M? Posso scrivere che P con 0 m al quadrato deve essere uguale ad omega m per m primo m, giusto? Ma qual è m primo? Se sto puntando l'attenzione sul punto m, m primo dovrei congiungere m con p con 0 fino ad intersecare la circonferenza dei flessi, quindi m primo coincide con o, giusto? Questo è il punto M', cioè il corrispondente punto di M sulla circonferenza dei flessi. Questo mi serve per poter applicare la forma di Eulero-Savary contratta. E quindi da qui posso ricavare omega M, e quindi la posizione del centro di curvatura di M, che è uguale a P con 0 M al quadrato diviso M', diviso M' M. Ok? Benissimo, andiamo a particolarizzare questa relazione, cioè andiamo a svilupparla in sostanza, anzi vi scrivo qui omega m, quindi al numeratore abbiamo P0m, ma P0m è uguale al diametro della cubica di curvatura stazionaria, giusto? Quindi è 3 mezzi RL. E questo sta al numeratore. Quindi al numeratore ho 3 mezzi di RL elevato al quadrato diviso M'M. Ma M'M è questa distanza qui. Non solo distanza, è un segmento orientato, ok? Che punta da M' verso M. Ma questo lo posso ricavare come? Come differenza di 3 mezzi di RL con il diametro della circonferenza dei flessi, ovviamente. Quindi la differenza dei due diametri, della cubica e della circonferenza dei flessi. Quindi vado a scrivere qui al denominatore che cosa? 3 mezzi di RL meno delta, ok? Meno delta, ma in realtà delta in questo caso è uguale ad RL, giusto? Perché l'abbiamo già dimostrato, quindi qui vado a scrivere RL. E questo è. Allora, non mi rimane altro che fare qualche passaggetto, quindi qui otteniamo 9 quarti R quadro di L diviso 3 mezzi di RL meno RL, e questo è uguale ad RL mezzi, giusto? RL mezzi, RL in evidenza, vabbè, facciamo il milione multiplo in sostanza. Allora, questo quadrato con RL va via, 2, qui rimane 2, e ottengo questo risultato, cioè 9 mezzi di RL. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto per quanto riguarda omega m, cioè 9 mezzi di RL. Ma 9 mezzi di RL non è nient'altro che questa posizione di omega m, così come ci aspettavamo. Ok? Cioè sarebbe la somma di 3L
più 3 mezzi di RL. E quindi con la forma di Eulero-Savary contratta e l'ausilio della circonferenza dei flessi, noi andiamo a verificare che effettivamente il centro di curvatura di questo punto della cubica si trova sulla cubica dei punti centro. Ma questo non vale soltanto per M, vale per qualsiasi altro punto naturalmente. Ok? Per esempio, se io andassi a considerare questo punto, che è un punto della cubica di curvatura stazionaria, che è individuato da H e da psi rispetto al riferimento canonico, otterrei come centro di curvatura di Q, e anche qui potrei riapplicare per verifica la forma di Eulero-Savary con l'ausilio della circonferenza dei flessi, questo punto qui, questo è omega di Q. Ecco, per incrociare i vari metodi imparati fino ad ora, appresi fino ad ora, potremmo per esempio applicare anche la costruzione grafica, no? Della forma di Eulero-Savary. Quindi il centro di curvatura di Q può essere ricavato sia con la forma di Eulero-Savary contratta e quindi con riferimento ad F, ma io potrei anche fare questa costruzione grafica che abbiamo fatto più volte, cioè congiungere Q con il centro di curvatura della polare mobile, va bene, fino ad intersecare la normale nel punto H, ricordate? Nel punto H, quindi la normale coefficiente del punto H, e poi dovrei congiungere H con il centro di curvatura della polare fissa, che però sta all'infinito. Quindi, per congiungerla all'infinito, se il disegno fosse ben fatto, deve capitare esattamente qui. E quello è il centro di curvatura. Quindi possiamo incrociare le varie costruzioni, ovviamente devono portare allo stesso risultato. Ok? Tutto questo a conferma del fatto che la cubica dei punti centro rappresenta il luogo geometrico dei centri di curvatura dei punti del piano mobile che presentano curvatura stazionaria, ossia quattro punti di contatto con il proprio, almeno quattro punti di contatto con il proprio cerchio osculatore. Bene, a questo punto vengono fuori delle altre considerazioni, va bene? Quindi qui scriviamo, questa è la cubica dei punti centro. Come vi dicevo, vengono fuori altre considerazioni importanti. Quando abbiamo parlato di moti per due spostamenti infinitesimi, abbiamo applicato la formula di Eulero-Savary e abbiamo ricavato un primo luogo geometrico che è la circonferenza dei flessi, cioè luogo geometrico dei punti del piano che presentano un flesso nella traiettoria. Ok? Quindi il cerchio osculatore degenera in due rette, ma in particolare nella tangente alla traiettoria stessa. Dopodiché siamo passati ai modi per tre spostamenti infinitesimi e quindi abbiamo individuato questo secondo luogo geometrico che è la cubica di curvatura stazionaria. Ok? Bene, a questo punto viene fuori un discorso interessante. Domanda: esiste almeno un punto reale di intersezione della cubica con la circonferenza dei flessi? Cioè un punto che soddisfa entrambe le condizioni di appartenenza alla circonferenza dei flessi, di appartenenza alla cubica di curvatura stazionaria. Se questo accadesse, cosa avrei? Avrei, lasciatemi dire, un flesso allungato, perché il flesso presenta
tre punti di contatto con la retta tangente, che sarebbe il cerchio oscuratore del genere. Ma se tale punto appartiene anche alla cubica di curvatura stazionaria, ciò deve essere vero non solo per due spostamenti infinitesimi, ma per tre spostamenti infinitesimi. E quindi dovrebbe presentare almeno quattro punti di contatto con la retta tangente, cioè una migliore approssimazione di un tratto rettilineo. Tale punto esiste e si chiama il punto di Bode. Allora, ragioniamo un po'. Quindi il punto di Boole è il punto di intersezione tra la circonferenza dei flessi e la cubica di curvatura stazionaria. Ok? Quindi deriva da questa intersezione circonferenza dei flessi e la cubica di curvatura stazionaria. Ma il punto di Boole presenta naturalmente un centro di curvatura all'infinito, perché se è un punto di flesso vuol dire che il suo centro di curvatura sta all'infinito, va bene? Ma la cubica dei punti centro è il luogo geometrico dei punti, dei centri di curvatura, dei punti che appartengono alla cubica di curvatura stazionaria. Quindi vuol dire che se il punto di Boole, che noi indichiamo con beta, appartiene a entrambi questi luoghi geometrici, avrà un centro di curvatura che sta all'infinito. Ma qual è l'unico centro di curvatura all'infinito possibile? Corrisponde all'asintoto della cubica dei punti centro. Ok? Perché la cubica dei punti centro, così come la cubica di curvatura stazionaria, presenta un punto di intersezione reale con la retta impropria. L'abbiamo scritto qui. Questa è l'equazione dell'asintoto della cubica dei punti centro, cioè la tangente alla cubica nel punto improprio, l'unico punto improprio reale. Quindi noi ci aspettiamo che il centro di curvatura del punto di Boole corrisponda proprio al punto improprio della cubica dei punti centro. Dal punto di vista applicativo è più semplice di come la stiamo raccontando in questo momento. Bene, allora, detto questo, andiamo a un discorso più rigoroso, va bene? Un discorso più rigoroso. Quindi andiamo a rappresentare il sistema di riferimento canonico tangente normale alle polari nel centro di istantanea rotazione. Disegniamo qualitativamente la circonferenza dei flessi e il punto di Boole, come detto, deve trovarsi qui sopra, va bene? Quindi supponiamo che sia questo, per poter ragionare. Questo è il diametro delta della circonferenza dei flessi. Questo è h di beta, che individua la posizione del punto di Boole, e questa è l'anomalia, cioè psi di beta, di questo particolare punto. Ok? Bene, il centro di curvatura di beta, che è un punto che presenta un flesso perché appartiene a F,
avrà un centro di curvatura ovviamente all'infinito. Ok? Benissimo. Andiamo a scrivere delle equazioni. Andiamo a scrivere la condizione di appartenenza di tale punto alla circonferenza dei flessi, procediamo in coordinate polari. Ok? Quindi l'equazione della circonferenza dei flessi in coordinate polari è la seguente. Quindi ho che h di beta è uguale a delta per il coseno di psi di beta. Condizione di appartenenza, vado semplicemente a sostituire le coordinate polari h beta psi di beta nell'equazione della circonferenza dei flessi in coordinate polari, giusto? Analogamente vado ad imporre la condizione di appartenenza di beta alla cubica di curvatura stazionaria, anch'essa rappresentata in coordinate polari, che è la seguente, quindi 1 su h di beta è uguale a 1 su m seno, 1 su m seno di psi di beta più 1 su m coseno di psi di beta. E naturalmente beta deve soddisfare entrambe queste equazioni che rappresentano rispettivamente la circonferenza dei flessi e la cubica di curvatura stazionaria. Va bene? E non ci rimane ora che fare alcuni passaggi matematici. Ok? Allora, possiamo scriverla in questo modo. Allora, quindi possiamo scrivere coseno di psi beta diviso m coseno di psi beta diviso m, cioè è come se moltiplicarsi per seno di psi beta per il coseno di psi beta. Quindi qui rimane il coseno, qui rimane il seno di psi beta diviso n meno, portandolo al primo membro, seno di psi beta coseno di psi beta diviso h di beta uguale a 0. Sto sviluppando la seconda per il momento. Se ora qui divido per il seno di psi beta, qui ottengo la cotangente di psi beta diviso m più 1 su n meno coseno di psi beta diviso h di beta uguale a 0. Va bene? Esplicito la cotangente di psi beta e questo è uguale ad m che moltiplica il coseno di psi beta diviso h beta meno 1 su n. Va bene? Di psi beta è uguale ad m, ma m ce l'abbiamo scritto qui come invariante geometrico e quindi questo è uguale a meno 3 delta diviso di delta di dl e va a moltiplicare, stiamo sviluppando questa, quindi ho sostituito ad m la sua espressione e poi abbiamo questa. Ora posso andare a sostituire h di beta che prendo dalla prima equazione, quindi h di beta è uguale a delta coseno di psi di beta. Quindi abbiamo
coseno psi di beta diviso h di beta, che è uguale a delta coseno di psi di beta, va bene? Meno 1 su n. Ma n è l'altro invariante geometrico che ha questa espressione, quindi meno 1 su n è meno 2 r lambda meno rl diviso 3 r lambda rl. Ok? Benissimo. Se indichiamo questo termine, cioè questa derivata del diametro della circonferenza dei flessi per comodità delta primo, va bene? Allora l'espressione della cotangente di psi di beta può essere scritta in questo modo, cioè 1 su delta primo, che moltiplica il meno 3 delta, lo porto dentro, naturalmente questo coseno si semplifica con l'altro, e quindi portando dentro questo termine io ho meno 3 delta, qui sotto rimane delta, va bene? Quindi ho meno, che diventa più perché moltiplicato per 3 delta, per meno 3 delta, che moltiplica 2r lambda meno rl diviso 3r lambda rl. Va bene? Questo delta e delta si semplifica, così come questo 3 va via. Ci siamo? Ok, allora sviluppiamo ulteriormente. Quindi qui abbiamo 1 su delta primo, qui è rimasto meno 3 più delta. Delta lo abbiamo sviluppato più volte, perché delta lo possiamo esprimere dalla formula di Eulero-Savary in funzione dei raggi di curvatura delle polari, e qui vado semplicemente a sostituire. Quindi questo delta è RL R lambda diviso RL lambda diviso R lambda meno RL, che moltiplica questo termine, che è 2 R lambda meno RL diviso R lambda RL. Giusto? Questo termine qui, ripeto, è uguale a delta. Nel fare questa sostituzione posso semplificare questo prodotto R lambda RL, e quindi siamo abbastanza vicini al risultato. Quindi questo è uguale a 1 su delta primo, a 1 su delta primo, qui abbiamo, quindi possiamo fare di nuovo le multiplicazioni, quindi abbiamo meno 3 R lambda più 3 RL più 2 R lambda meno RL diviso R lambda meno RL. Va bene? Semplicemente fatto il mio unico multiplo, e quindi da qui viene fuori 1 su delta primo. Abbiamo qui un meno 3 R lambda, 2 R lambda, quindi questo che moltiplica R lambda, R lambda che è negativo, più 2 RL diviso R lambda meno RL.
Quindi la posso scrivere in questo modo. Allora, andiamo a cancellare qualcosa, quindi questi passaggi possiamo ora cancellarli. Ok? E vado a riscrivere qui sotto questa formuletta che vale la pena di incorniciare, perché per il tramite della cotangente noi possiamo risalire alla coordinata polare psi di beta, che ci porta ad individuare direttamente il punto di bordo, ok? Anziché imporre di volta in volta questa duplice condizione di appartenenza e quindi mettere a sistema le due equazioni. Quindi la cotangente di psi di beta abbiamo dimostrato essere uguale ad 1 su delta primo, ma forse vale la pena riscrivere de delta in dl, ok, che moltiplica 2 rl meno r lambda diviso r lambda meno rl. Quindi, come vedete, possiamo risalire per il momento alla coordinata psi di beta direttamente, come al solito, dal moto rappresentato per il tramite delle traiettorie polari, per cui ci sono soltanto i raggi di curvatura delle polari. E poi c'è questa derivata, questa derivata che ancora una volta chiama in causa l'eventuale stazionarietà del diametro della circonferenza dei flessi. Va bene? Questa è una delle coordinate. Qual è l'altra coordinata? L'altra coordinata è naturalmente l'h di beta, ma l'h di beta la ricavo da quella lì, cioè dalla prima, quindi posso scrivere che h di beta è uguale a delta coseno di beta, come scritto lì sopra. A delta vado a sostituire questa espressione che abbiamo dimostrato più volte, quindi RL R lambda diviso R lambda meno RL per il coseno di psi di beta. E quindi noi possiamo individuare direttamente il punto di bordo. Ok? Quindi dai raggi di curvatura delle polari ricavo psi di beta, questo psi di beta lo sostituisco in questa equazione, ricavo anche h. Nel momento in cui ho h e psi di beta ho individuato il punto di bordo. Va bene? In maniera diretta, relativamente semplice, no? Nelle applicazioni. La dimostrazione, insomma, è un po' più laboriosa, ma l'applicazione in realtà è molto più semplice. Questo per quanto riguarda il punto di bordo. E allora, ancora una volta, ci conviene chiamare in causa come applicazione, come primo esempio applicativo di questi concetti, che cosa? Il moto cicloidale. Quindi ritorniamo ancora una volta lì e andiamo a vedere quale sarà il punto di Boole nel caso del moto cicloidale. È vero che ci possiamo arrivare intuitivamente, in maniera abbastanza semplice per questo caso, però giusto per testare in qualche modo le formule. Ecco, vedete che ancora una volta, quando abbiamo a che fare con delle situazioni in cui il diametro della circonferenza dei flessi è stazionario, il che dipende in qualche modo anche dalla stazionarità dei raggi di curvatura delle polari, quindi tutti quelli che sono i moti cicloidali, perché questo è il moto cicloidale, però potrei avere anche un moto epicicloidale o ipocicloidale, in cui le polari sono rappresentate da circonferenze. E lì, diciamo, il discorso è poco diverso. La cosa interessante è che anche molti quadrilateri, e tra questi alcuni li abbiamo anche considerati in precedenza, nelle condizioni di simmetria approssimano un moto cicloidale. Quindi quanto noi stiamo dicendo che rappresenta
diciamo, un'applicazione relativamente semplice, fortunatamente possiamo dire è anche il caso più frequente nelle applicazioni. Quindi le applicazioni sono più semplici di quella che è la trattazione teorica generale. Perché nella maggior parte dei casi abbiamo proprio bisogno di queste configurazioni che approssimano un modo cicloidale. Ma se approssimano un modo cicloidale vuol dire che ho stazionarietà della curvatura e del diametro della circonferenza dei flessi, quindi le formule della cubica di curvatura stazionaria, della cubica dei punti centro, del punto di Ball si semplificano drasticamente. Ok? Infatti anche qui, questa qui è la derivata che è uguale a zero, giusto? Nel caso del modo cicloidale, perché delta è costante, non cambia, è uguale a zero, quindi questo diventa infinito. Ma la cotangente infinito vuol dire che la psi è uguale a zero. Quindi vedete subito che nel caso del moto cicloidale la psi che va a individuare il punto di Ball è uguale a zero. Questa è uguale a zero e ricavo la H dai raggi di curvatura delle polari. Ma questo termine, abbiamo anche detto che è uguale a delta, no? In questo caso ci conviene ricordare che è proprio uguale al diametro della circonferenza dei flessi. Allora, psi è uguale a zero, h di beta è uguale a delta, qual è il punto di Ball nel caso del moto cicloidale? Coincide con il punto O, questo. Questo è il punto di Ball, cioè un punto del piano mobile attaccato alla ruota, in questo caso, che presenta un flesso perché appartiene alla circonferenza dei flessi, ha curvatura stazionaria perché appartiene alla cubica e quindi è un punto di Ball. Ma infatti qual è la traiettoria del punto O? È una retta. Questo è un caso molto particolare, di solito non otteniamo un risultato così preciso, però io vi ho detto che noi stiamo cercando dei punti che presentano almeno 4 punti di contatto con la retta tangente alla traiettoria, almeno. In questo caso coincide proprio con la retta tangente, quindi ne presenta infiniti di punti di contatto. Ma ci saremmo meravigliati se fosse accaduto qualcosa di diverso. Qui ci aspettavamo che il punto del piano mobile che meglio approssima una traiettoria rettilinea è il centro della ruota, che è proprio una retta. Va bene? In caso contrario, vale a dire in un altro esempio in cui, per esempio su un quadrilatero, in generale, noi otteniamo praticamente un flesso con 4 punti di contatto. Quindi anziché 3, 4, quindi leggermente allungato. Allora vedete come questo discorso si collega bene a quanto abbiamo visto, nei meccanismi generatori di traiettoria rettilinea approssimata, no? Noi abbiamo studiato il parallelogramma di Watt, il meccanismo quadrilatero di Roberts, il quadrilatero di Chebyshev, il quadrilatero di Evans e così via. Va bene? E lì abbiamo fatto una serie di considerazioni di natura più tecnica, progettuale, per ottenere dei meccanismi generatori di traiettoria rettilinea esatta o approssimata. Bene, noi ci aspettiamo che quei punti coincidano con il punto di Ball. Ok? E quindi potremmo applicare questi metodi al quadrilatero di Chebyshev, come dicevo prima, di Evans e così via, e andare effettivamente a verificare se quel punto che noi in qualche modo abbiamo individuato coincide o meno con il punto di Ball, per il quale noi abbiamo la migliore approssimazione.
Ok, facciamo un break.